Patrick Cotri davanti a Daniel Mara, mentre vedete Franz Heinzer dissetarsi, ma attenzione a Peter Ungaldir, settimo nell'ultima gara di Garmisch, dodicesimo in quella precedente, atleta in continuo progresso, quarto ieri nelle prove, un atleta che su una pista così difficile può veramente fare un garone. Se ho visto bene in vantaggio all'intermedio, forza Peter, ha bisogno di un grande risultato, Peter Ungaldir, speriamo che il ginocchio tenga fino alla fine, forza campioncino, atleta di Val Gardena, ragazzo simpatico ed estremamente intelligente, atleta di 24 anni, vediamolo in azione, eccolo ora in prossimità dell'intermedio, forza Peter, mi sembra buono, 16, via in ritardo, 32 centesimi, forza Peter, se riesce a pennellare come sa, in questo tratto può ancora recuperare, buono, è buono Peter, è ancora buono, forza campione, importantissimo adesso far bene quella S, eccola, l'ingresso rimane basso fino alla fine, la linea è abbastanza larga, giusta e corretta questa linea, ora è importante uscire alti qui, lui è un maestro in questi passaggi di solito, e guardate il suo intermedio, migliore apparimento con Heinzer, è uscito alla grande, è uscito con una linea straordinaria da questa curva, può farcela, forza Peter, se non ha dovuto tenere troppo per rimanere così alto può veramente farcela, dai Peter, ultimissima forte per lui, ultimi metri per Peter Ungaldir, 2.3.48 tempo di Franz Heinzer, 2.2.3 dietro, vabbè un pelo, secondo grandissimo risultato di Peter Ungaldir, 12 centesimi solo alle spalle di Franz Heinzer, grandissima prestazione di questo campione che ai mondiali di Islandia arrivò secondo alle spalle di Franz Heinzer e oggi ha dimostrato di essere ancora lui dopo il grande